Bimbe, cosa c'è? Sei triste perché Roblox non ti fa giocare ai giochi horror? Ma gioca con tua cugina! Ragazzi, cucciolini, oggi è l'ultimo giorno. No, stasera partono, Dopo Isabella e Aria. Dopo? Andiamo in piscina. Dopo andate in piscina, però l'ultimo giorno siete sui telefoni a giocare a Roblox. Perché non giocate insieme a qualcos'altro? No, Ani? Sì, andiamo. È più bello Roblox? Sì. Comunque... oggi è l'ultimo giorno con Isabella e Aria, ma anche noi tra 2 giorni partiamo. Io non vedo l'ora di tornare a casa. Non sono contenta che partono Isabella e Aria, ma ho bisogno di tornare a casa perché sono tanti giorni che siamo in vacanza. Quindi facciamo una promessa, Isabella, che magari a ottobre veniamo noi in Inghilterra. Vediamo, ok? Vediamo gli impegni a vedere il suo spettacolo. Perché cosa farai, Isabella? Cosa farai tu ad ottobre? Uno spettacolo, sì, in un grandissimo, famosissimo teatro di Londra, sì. E sei stata scelta per una parte, vero? Molto bene, e quindi ci piacerebbe venire a vederti. Vediamo un po' gli impegni che avremo e poi decidiamo. Va bene, adesso prepariamo il pranzo, sì. Va bene? Bimbe, buon appetito. Bimbe. Cosa c'è, amore? Cosa hai visto? Un'ape? Dove? Vespa. È da giorni che Aria litiga con le veste, non le posso portare, scappa. Arietta, vieni amore, vieni. Che simpatico. Sì, è troppo simpatico. Vieni, come Aria, come. I only go in when I see a wasp. Vespa wants your pasta. Esatto. Allora, voi due cosa state facendo? I compiti, e lei ti sta aiutando quelli di inglese, vero? Gli ultimi giorni, amore, e ricomincia la scuola. Isabella, when you start school? 5 settembre. Mamma mia, loro il 5 settembre iniziano la scuola. No, il 4. Il 4? No, tua mamma mi aveva detto il 5. No, no. Aria. Ah, Aria 5. Sì. Tipo, noi 7 giorni, noi una settimana dopo. Manca pochissimo, Vane, 2 settimane. Però sei contenta di rivedere i tuoi compagni, giusto? Ah. Dai, finite di fare 2 compitini, ma poi lasciala stare sempre con lei, dai. E poi giochiamo a Cruella? Sì. Forse. No. Fine, cosa fanno? Si nascondono nell'acqua? Brava, amore, dentro l'acquetta? Aria, li facciamo. Aria? Ma guarda. Cosa? Aria, quello sotto. Vediamo, dai. Guarda, 2. Wow. Brava, Guarda. Anche tu? Hai visto che forte? Fa il saltino. Guarda. E poi si abbassa. Vai, amore. Ah, tu proprio ti lanci. Mamma mia. Doveva venire prima Aria, che ti dava un po' di coraggio. Guarda. Ah, brava, mi hai bagnata. Bravissime bimbe. Aspetta, guarda. Sì. Guarda. Bravissima. Guarda, sì. Bravissime. Vediamo. Uno. Dove state andando, amore? Sarà la doccia? Come mai la doccia? Non vai in piscina? Non andate no. In piscina, non hai voglia oggi? No. Come sta papà? Bene. Sta un po' meglio? Perché okay. Il papà di Isabella e Aria oggi non sta bene, mannaggia, devono partire, ma si riprenderà. Ok, allora andate a fare la doccia, poi magari mangiamo un gelatino, se volete, un ice cream, ok? Ok. Invece voi due? Ani, voi vi siete già fatte la doccia, vi siete cambiate, Aria è già pronta per partire, vestita col suo vestitino e state giocando un pochino, Sì, amore, no! Vanessa, lo sapevamo che prima o poi sarebbero dovuti andare via, ma tra 2 giorni dobbiamo ripartire. Ma non so, amore, ma non piangere che ad ottobre andiamo a trovarli, No. Vanessina, ma non possiamo stare ancora in vacanza. Ma no, ogni volta così, anche quando vengono a Novara, a Pasqua, poi piangi. Non devi piangere, devi saperlo, è così. Loro vivono in Inghilterra, noi viviamo in Italia. Ci riusciamo a vedere un paio di volte l'anno. Dai che ad ottobre andiamo, ok? Facciamo una sorpresa a Isabella, va bene? Che lei ha questa recita, è molto importante a teatro. Andiamo?
Va bene, amore mio, non piangere, dai, stai tranquilla. Amore, non piangere. Oi. Ehi. Vai. Adesso torniamo a Novara, rivedi i tuoi compagni che non vedi da 3 mesi. Sei contenta? Hai voglia di vederli? Eh? Chi è che ti manca di più? Giada. Immaginavo. Dai, che il martedì quando arriviamo a casa andiamo da Giada a prendere le chiavi, così andiamo a prendere Gasper. Eh? E poi? E poi andiamo a prendere Daniel. Poi andiamo, andiamo dalla nonna Elisa a mangiare. Ma a che ora arriviamo? Beh, noi arriveremo al porto di Genova per le 7, 7 e mezza, non lo so, non mi ricordo. Ma poi ci vuole un'ora? 2 ore quasi, ma no, 1 ora e mezza, 1 ora e 40. Eh sì, amore, eh. No. In macchina, siamo a Genova, sì. Non mi ricordavo così tanto. Ma sì, dormi tanto, sai perché? Perché sbarchiamo prestissimo e quindi sarete stanche. Prestissimo? Eh sì, alle 7, ma ci svegliano alle 7. Ti ricordi che iniziano a bussare sulla porta che è molto presto, eh? Amore mio, io sono contenta di tornare, mi spiace che loro vanno via, però insomma le vacanze iniziano e finiscono per tutti, eh? Bisogna anche ritornare a casa, ti manca un po' la nostra casina, è tanto che siamo qui. Ma io voglio vedere però, cosa? Perché vivono in Inghilterra? La zia vive in Inghilterra da 25 anni, loro sono inglesi. Io non devo stare di più con loro. Amore... Ma stai tranquilla che poi li rivediamo. Isabella inizia la scuola il 4 settembre. Non sarebbe potuta rimanere di più, eh? Lei inizia una scuola nuova quest'anno, un po' come le tue medie l'anno prossimo. Dai, amore, non piangere più, eh? Mi raccomando. E cosa facciamo quando vanno via? Cominciamo a preparare la valigia anche noi, così, eh? Andiamo a mangiare fuori? Sicuro. Andiamo a Olbia? No. Andiamo da Elena a mangiare? Non lo so, amore. Dai, sì. L'ultima volta. Chiediamo a papà, va bene? Se vuole andare da Elena. Ok. Poi per domani ho prenotato in un ristorante a lui in posto, vista mare. Sì, spero sia bello, non l'abbiamo mai provato. Lui in posto? Sì, perché stasera non c'era posto. E allora ho prenotato per domani che è l'ultima sera, ok? Dai. La valigia di Isabella e Aria è pronta. Siete quasi pronti per partire? Manca poco. Isa, ti dispiace? Ma sei un po' contenta di tornare a casa? Sì, però vorresti, saresti voluta restare qua ancora qualche giorno, sì. Vabbè, dai, magari un altro anno facciamo di più insieme. Sì. More time. Sì. Ok? Vediamo, adesso non si può organizzare. Tu stai bene? Sei un pochino più tranquilla? Non oso immaginare quando partono. Mi raccomando, non piangete troppo, eh? Perché... Are you happy to come back in England? Cosa ho detto? Oh, amore, amore. Carina. Stanno partendo. È arrivato il momento. Fai la brava. Isabella! Aria ha sempre voglia di scherzare, meno male. Amore. Anche il gattino è venuto a salutarvi. Amorina, che carina, kiss, che carina, Aria è contenta, Alessina, dai che ci vediamo presto, Isabella, patatina, che carina amore. Amore dolce, quanti abbracci e quanti baci. Dai che è tardi, sono già le 6:20 quasi, dovevate essere in aeroporto alle 6:30. Dai, andiamo.
Bye bye. Domani, ok? Domani. Oui? Oui, got gatto. Ciao. Ciao. Bye, ciao. È tardi. Eat later. Ciao. 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 Buon viaggio. Ciao. 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 Boh, ragazze, e con oggi si conclude proprio la vacanza, Vanessa! Amore! Isa piangeva. Secondo me Isa piangeva sotto gli occhiali. Sì, l'ho visto. Vero, anch'io, poverina. E vabbè, dai, ci rivedremo presto, promesso. Ah, ma ragazzi, devo dire una cosa. Però, e mi ho paura, perché magari lei guarda il video perché lei guarda i nostri video. Noi faremo una sorpresa, perché forse noi andremo e lei non lo sa, perché noi abbiamo detto forse andiamo a vedere tutto lo spettacolo, ma non incendiamo. Ma noi no, le diremo che non andremo, le faremo una sorpresa, vero? Sì. Sei contenta? Sì, le diciamo che abbiamo degli impegni perché di scuola. No, sì, di scuola. Che non si che può Vanessa, perdere. No, magari Vanessa deve fare tanti compiti. Esatto, ha un impegno in particolare. Deve fare ancora tante pagine. Ok, sì, non sì. Tutto invece bene, amore? Facciamo una sorpresa. Certo, tutto bene. Andiamo a prenderla a scuola poi. Eh? Andiamo fuori da scuola e la andiamo a prendere. Noi partiamo. Piangerà. Sicuro piangerà, sarà contentissima. Fuori da scuola. Si vedrà. Che triste però, quando ci si separa dai cugini. Che brutto. Vero. Succedeva anche a me da bambina, quando andavo dai miei cugini in vacanza. Poi passa. Va bene, amore? Sì. Andiamo da Vanessa che sta sicuramente piangendo. Vuoi vedere? Andiamo a vedere? Sì. Cane? No, mamma, non voglio che mi riprendi. No, va bene, amore mio, tranquilla. Vanessa legge un foglietto che Aria vi ha scritto senza dirci nulla e abbiamo trovato dentro una panca. Non pensavamo che ci stesse scrivendo un biglietto. Cosa ha scritto, Vane? Vanessa and Anastasia, you, I love you due. Amore. Poi, non so cosa c'è scritto in inglese, comunque, vuoi che leggo io? Good, love you from Aria. Un po' in disegno che ha detto che questa è Anastasia felice. Amore, che carina. Dai. Tienilo per ricordo questo biglietto e non piangere più, non piangere. Leggilo tu, ora ma anche tu sai leggere. Vediamo se c'è qualcos'altro. Allora, Vanessa and Anastasia. Anastasia, I love you. Due. No, non lo so, c'è video. Ha scritto lei cosa? From Aria. No, non ho capito cosa c'è scritto, ma considera che Aria ha 5 anni e sta imparando a scrivere e a leggere adesso. Vanessa, ascoltami, guardami. Stasera andiamo fuori a cena, torniamo, andiamo a dormire. Domani prepariamo la valigia e poi partiamo anche noi dopodomani. Quindi è giusto domani? Mi aiutate a preparare la valigia domani che dobbiamo decidere cosa portare? E notte tardi, Isabella e Aria sono già atterrate e sono arrivate a casa. Noi siamo usciti, siamo andati fuori a cena. Vanessa si è addormentata, lasciamola tranquilla perché oggi era molto triste. Tu come stai? Un po' meglio? Dai che fra 2 giorni partiamo anche noi, ok? Buonanotte tesoro. Buonanotte, ci vediamo domani.